Temperature in ascesa, fiumi e laghi ai minimi storici. In cielo brilla il sole, a non brillare è l'umore di agricoltori e allevatori a 430 giorni dall'inizio di questa siccità che ad oggi non lascia intravedere cambiamenti all'orizzonte. Coldiretti, se non cambia il tempo è obbligatorio ripensare ad un sistema di irrigazione che alimenti la nostra valle, altrimenti siamo morti. Sgomento a Sondrio per la scomparsa di Giuseppe Flematti, 48enne originario di Ponchiera, morto dopo essersi sentito male lo scorso sabato durante un'immersione in un lago alpino ghiacciato in Svizzera. In una lettera aperta sottoscritta dal dirigente scolastico Bruno Speckenhauser e da tutti i primi cittadini dell'Alta Valle, il preside dell'Istituto Alberti solleva il tema della carenza di personale docente. La scuola non si fa con i decreti e con i fogli di calcolo, ma con investimenti di capitale economico e umano. Un saluto ai telespettatori di TSN, nuovo appuntamento con l'informazione del TG di Tele Sondrio News. Temperature in ascesa, fiumi e laghi ai minimi storici. In cielo brilla il sole, a non brillare è l'umore di agricoltori e allevatori a 430 giorni dall'inizio di questa siccità che ad oggi non lascia intravedere nessun cambiamento all'orizzonte. Coldiretti intanto dice: se non cambia il tempo è obbligatorio ripensare ad un sistema di irrigazione che alimenti la nostra valle, altrimenti siamo morti. Ne parliamo nel primo servizio di questa nostra serata. Brilla il sole oggi sui campi delle nostre valli, verrebbe da dire una giornata più primaverile che invernale. Il fatto è che c'è ben poco da stare allegri. Quei campi, recentemente concimati ma che ancora non hanno ricevuto una goccia di pioggia, sono marroni in quanto aridi, secchi. Perché i 18 gradi di massima registrati oggi a Sondrio e di 21 previsti tra una settimana, assieme ai dati forniti da ARPA Lombardia, prefigurano per questo 2023 un'annata non meno siccitosa di quello che fu lo scorso anno. E così, mentre il lago di Garda è giunto a raggiungere un riempimento del 35% e quello di Como del 20%, queste immagini ci raccontano di come il fiume Adda appaia in questi giorni. Un alveo percorso da acque bassissime, i canali laterali totalmente a secco. A farne le spese, neanche a dirlo, coltivatori ed allevatori innanzitutto. Come abbiamo sempre sostenuto, l'agricoltura è il primo settore che ha avvertito il cambiamento climatico in maniera diretta e questi sono gli effetti del cambiamento climatico. Una stagione estiva scorsa particolarmente drammatica per la siccità e una siccità che però non si è ridotta alla stagione estiva ma si è prolungata per tutto l'inverno, per cui il vero grosso problema è la neve che non è scesa quest'inverno, che di solito normalmente darà l'acqua poi per la primavera. Il fatto che ulteriormente aggrava una situazione già di per sé ad alto rischio è che se fino allo scorso anno la montagna veniva vista come possibile fonte di salvezza, a partire dal 16 giugno furono i bacini montani gestiti da A2A, Edison e Enel a garantire l'irrigazione dei nostri campi salvandone i raccolti, quest'anno la carenza idrica è sin da ora, e siamo solo a febbraio, già particolarmente critica. Pensate, siamo al meno 50% di riserva di acqua, secondo quanto emerge dall'osservatorio per gli utilizzi idrici dell'autorità di distretto riunitosi il 9 febbraio. I laghi invasi ovviamente risentono ancora di quella che è stata la situazione di carenza della scorsa estate. La situazione sulla provincia di Sondrio, che praticamente coincide con il bacino dell'Adda prelacuale, è del tutto in linea con quella a scala regionale, quindi con una differenza di riserva rispetto alla media intorno al 50% sotto. Una differenza di percentuale enorme per la quale ben poco hanno potuto le precipitazioni, anche nevose, delle passate settimane. E ad oggi siamo a 430 giorni di grave siccità per il quadrante nord-ovest della penisola, perché è dal dicembre del 2021 che le piogge hanno spesso saltato queste nostre aree geografiche. La neve? Troppo poca. E se non si può cambiare il corso della natura nel breve tempo, urge trovare soluzioni funzionali ai nostri territori. Io penso che questo è l'augurio che ci facciamo, che l'agricoltura, proprio perché tocca una serie di tasselli importanti nella nostra provincia, venga considerata in maniera speciale e da un punto di vista non solo economico ma anche da un punto di vista strategico. Intanto, sotto il sole, le previsioni per i prossimi mesi delineano una situazione del tutto analoga a quella dello scorso anno. Per i prossimi mesi, al momento, le previsioni vedono un marzo leggermente più piovoso rispetto alla media, che comunque non sarà sufficiente a ricalibrare la situazione delle riserve idriche,
Poi, per quanto ci riserva il futuro, al momento appunto è ancora difficile fare previsioni. Ed è sgomento a Sondrio per la scomparsa di Giuseppe Flemati, 48enne originario di Ponchiera, morto dopo che sabato si era sentito male durante un'immersione in un lago alpino ghiacciato in Svizzera. Flemati, residente a Ginevra dove lavorava, era un sub esperto. A Sondrio vivono i genitori ed il fratello Stefano. Paolo Croce. In tanti a Sondrio lo conoscevano e in tanti in questi giorni lo piangono. Parenti, amici, ex compagni di scuola e di basket. Perché lo sport era una delle tante passioni di Giuseppe Flematti, 48enne, originario di Ponchiera, morto dopo che sabato si è sentito male durante un'immersione in un lago alpino ghiacciato in Svizzera. Flematti, residente a Ginevra dove lavorava, manteneva forti legami nel capoluogo valtellinese, dove ancora viva la famiglia. Lascia la moglie Sonia con i figli Alessio e Matteo, i genitori Giuliana e Agostino, anch'essi molto conosciuti a Sondrio, e il fratello Stefano. La tragedia è sabato nel Vallese, 1400 metri di quota, al confine con l'Alta Savoia francese. Questi laghetti sono mete molto frequentate dai subacquei anche d'inverno. Il valtellinese era un grande appassionato di immersioni, stava partecipando ad un'uscita con altri praticanti di questo sport. Era entrato nel lago e improvvisamente accusato un malore e nonostante i soccorsi immediati le sue condizioni sono apparse subito critiche. Trasferito a bordo di un elicottero all'ospedale di Losanna, è morto domenica sera. Un incidente per il quale è difficile trovare spiegazioni. Giovanni era un sub esperto, recentemente aveva anche partecipato alla Coupe de Noël, una gara di nuoto invernale in acque libere a Ginevra. Venerdì alle 15 nella parrocchiale di Ponchiera la Santa Messa di Commiato, sabato a Ginevra la Camera Ardente per l'ultimo saluto a Giuseppe. In una lettera aperta sottoscritta dal dirigente scolastico Bruno Speckenhauser e da tutti i primi cittadini dell'Alta Valle, il preside dell'Istituto Alberti solleva il tema della carenza di personale docente. La scuola, dice, non si fa con i decreti e con i fogli di calcolo, ma con investimenti di capitale economico ed umano. Roberta Cervi. La sezione dell'Istituto Professionale Alberghiero dell'Alberti di Bormio, per grave carenza di organico, si trova ad operare con una classe terza e due sole classi prime invece di tre. 30 studenti ciascuna, numero destinato ad aumentare, con costretta riduzione del monte orario. È di questa mattina la lettera aperta della comunità scolastica alla cittadinanza, sottoscritta dai sindaci e della comunità montana, lontana da essere un attacco alle istituzioni scolastiche territoriali. Lo spirito di questa comunicazione non è la polemica, ma è semplicemente cercare di aumentare la sensibilità sul problema. Ecco, un territorio come quello di Bormio e dell'Alta Valle, che adesso sta per affrontare la sfida olimpica, non può permettersi di frenare l'azione formativa di un istituto di eccellenza come quello alberghiero, soprattutto, lo ripeto, la natura del territorio, per questioni meramente economiche. Speriamo che il nostro appello vada anche oltre i confini della provincia, che questo possa portare a una ripartizione migliore degli organici per il prossimo anno. Noi abbiamo fatto di tutto per garantire comunque un'offerta formativa più che dignitosa ai nostri ragazzi. È giusto, continua la missiva, che la cittadinanza sia consapevole delle gravi difficoltà con le quali deve scendere a patti la nostra quotidianità di scuola reale, non quella dei numeri previsionali e dei parametri ministeriali, ma di persone, famiglie, professionisti. Una tematica che era stata sollevata per tempo, quando ancora sarebbe stato possibile intervenire nell'assetto delle classi, è stata segnalata appunto dal dirigente scolastico, ma è stata ignorata di fatto. Il comune di Bormio si è subito attivato, la questione ha mosso l'interesse di qualche politico nazionale, ci sono speranze per l'anno a venire. Noi come amministrazione ci siamo attivati, abbiamo contattato Silvana Snider, consulente del ministro Giorgetti, la quale ha fatto presente il nostro problema all'onorevole ministro dell'istruzione Valditara. Sicuramente ci è stato riferito che sarà fatta attenzione per evitare di avere altre ulteriori classi pollaio, soprattutto in un territorio come il nostro, che è un territorio che ha necessità di attenzioni, visto che comunque siamo decentrati, siamo un territorio montano. I territori montani, ricordiamo, che vantano anche la possibilità di avere classi meno numerose, si possono attivare addirittura classi con 13 studenti. E buone notizie per gli studenti della Valchiavenna che studiano a Colico per ciò che riguarda la problematica emersa nei mesi scorsi. In seguito a un cambio d'orario del treno per il rientro dalle 14 da Colico è confermato l'impegno
da parte di Regione Lombardia e di Trenord di assicurare fino a fine anno scolastico il servizio dedicato attraverso l'utilizzo del pullman. E non è tutto, il tavolo di lavoro congiunto dedicato al tema del trasporto sta già studiando le soluzioni da adottare per il prossimo anno scolastico. Chiavenna, dice il sindaco Luca Della Bitta, è ormai una meta importante anche di numerosi studenti delle vicine province di Lecco e Como e crediamo sia importante dedicare massima attenzione al tema dei trasporti. Vediamo il servizio di Sara Baldini. Chi ha tempo non perda tempo, così la pensano tanto il sindaco di Chiavenna quanto il presidente della comunità montana che ieri, dopo i numerosi incontri avvenuti nei mesi scorsi al fianco degli studenti e delle loro famiglie, hanno preso parte al tavolo tecnico per iniziare a programmare per tempo appunto il servizio di trasporto per il prossimo anno scolastico. Abbiamo iniziato un lavoro di mappatura delle esigenze per quanto riguarda gli orari del trasporto insieme alle scuole, per capire se vi sono delle possibilità di miglioramento. È chiaro che non potremo stravolgere il palinsesto di un orario che è di carattere regionale dei treni, sicuramente però ci sono delle possibili modifiche che insieme ai dirigenti scolastici, insieme all'agenzia del trasporto potranno andare sicuramente a migliorare da un lato la possibilità di frequentare pienamente le lezioni in tutte le sedi scolastiche, dall'altra, completato l'orario di studio, di trovare un servizio di trasporto pubblico che sia puntuale, adeguato, tempestivo ed efficiente. Presenti al tavolo di ieri, oltre al sindaco della Bitta e al numero uno della comunità montana Davide Trussoni, i dirigenti scolastici dei comprensivi Bertacchi e Garibaldi e degli istituti superiori Da Vinci e Crotto Caurga. Coinvolto attivamente anche l'istituto Marco Polo di Colico, frequentato da numerosi studenti della Val Chiavenna. A coordinare il tavolo, Regione Lombardia e Trenord, con i tecnici e funzionari incaricati. Presenza importantissima quella delle agenzie del trasporto pubblico locale del bacino di Sondrio e di Como. È molto positivo il lavoro in sinergia che abbiamo costruito, ha commentato Trussoni. Siamo l'unico territorio ad avere una forma così strutturata di confronto e di questo tavolo siamo davvero orgogliosi. È nato in piena condivisione con Regione Lombardia proprio per lavorare, non in maniera estemporanea, ma in maniera programmata e continuativa sulla qualità del servizio ferroviario e non solo, anche per quanto riguarda l'offerta di trasporto su gomma. Tutto prende avvio qualche mese fa con l'emergere di forti criticità segnalate da famiglie e ragazzi stessi in seguito a un cambio di orario dei treni particolarmente penalizzante per gli studenti che studiano a Colico, ma non solo. A questo problema è stata trovata una soluzione importante. Nel tavolo di ieri è stato confermato che per il rientro attorno alle ore 14 dalla stazione di Colico fino alla fine dell'anno scolastico sarà garantito il servizio sostitutivo con dei bus dedicati proprio per gli studenti della Val Chiavenna. Quindi da un problema abbiamo costruito la soluzione che è diventata realtà, dando una risposta concreta ai ragazzi e alle loro famiglie. Sabato scorso nel comprensorio sciistico di Prato Valentino a Teglio è stato ricordato con una simbolica camminata il giovane Simone Valli, guardiacaccia 18enne, scomparso nel 2021 a causa di un incidente sul lavoro. L'iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, svoltasi all'interno dell'evento sportivo Teglio Sunset Winter Run, ha registrato la presenza di oltre un centinaio di camminatori. Gabriella Garbellini. Simone è lassù oggi, che ci vede e sorride, ne sono sicuro. Guarda il cielo Giacomo Valli nell'incanto innevato dei suggestivi panorami di Prato Valentino Teglio, mentre pensa a suo figlio Simone, guardiacaccia scomparso nel 2021, a soli 18 anni in un incidente sul lavoro. Simone amava tenacemente proprio quei luoghi incontaminati a due passi dalle nuvole, un dolore incessante ma che la vicinanza di tanti amici ha reso più sopportabile allo scorrere del tempo. E a ricordarlo sabato scorso per il secondo anno consecutivo nel memorial a lui dedicato, inserito nell'evento Teglio Sunset Winter Run, sono giunti oltre un centinaio di sportivi per la camminata di 4 km. Ringrazio ancora gli amici di Simone che anche quest'anno hanno voluto ricordarlo in questa bellissima camminata, la camminata che nel percorso dove lui fino da piccolo camminava, provava nelle sue montagne, le sue amate montagne. Questa camminata oggi la dedichiamo
a un ragazzo che non c'è più, la dedichiamo a Simone Valli. Saluto Giacomo, il papà. Ciao Giacomo, un applauso che gli arriva naturalmente in cielo e dall'alto. Ci protegge naturalmente, è contento di vederci così tanti correre. Ai nastri di partenza un minuto di silenzio per Simone. Ciao! Ciao amore! Ciao amore! Dall'alto sicuramente ci guarda e ci sorride. Sono contentissimo che sia stata intrapresa questa iniziativa in ricordo del mio grande amico, che è sempre stata una persona sempre socievole, sempre allegra, e penso che anche a lui faccia molto piacere che ci venga ricordato. Prosegue spedito anche il progetto Capanna Maiden, intitolata a Simone Valli, capofila dell'iniziativa Il Caetellino, ad essere portato a nuova vita l'ex ricovero militare a 2400 metri di quota fra Valtellina e Svizzera. Il bivacco Capanna Maiden è in costruzione, i lavori proseguono. L'anno scorso, nel mese di settembre, abbiamo gettato le basamenta e quest'anno, verso aprile-maggio, appena si scioglie la neve, continueremo la costruzione del rifugio, dove entro novembre, grazie al contributo di Pro Valtellina, dobbiamo costruire i muri perimetrali e il tetto. Ringrazio sempre il Comune di Teglio per il sostegno, a Stelteglio, la Stazione Schipazzi, i cacciatori delle Orobie e gli amici San Giovanni, insieme all'Accademia di Teglio. Una stagione partita con il freno tirato per mancanza di neve, poi numeri incoraggianti che riportano Madesimo tra le mete più amate dei Lombardi. Il segreto? Aver diversificato il più possibile l'offerta turistica, non legandola solamente allo sci, e poi tanti altri progetti, alcuni già realizzati, altri cantierabili. Ne parla il sindaco Daniela Pilati, vediamo. Soddisfazione per la stagione turistica invernale e la consapevolezza che aver diversificato l'offerta, non solo sci ma anche ciaspoli, sci d'alpinismo e tant'altro, si sta rivelando una scelta vincente. È ancora presto naturalmente per parlare di numeri o fare i bilanci stagionali, Madesimo però sembra essere sulla strada giusta. Si sono rivolti più allo sci d'alpinismo, per esempio al trekking sulla neve, quindi ciaspole, sci d'alpinismo che poi abbiamo ripreso e stiamo mandando avanti questo progetto, diciamo, di scuola di sci d'alpinismo a Spluga, che sta andando molto bene, sta avendo buoni risultati. Madesimo ha molto da offrire, anche se la stagione invernale quest'anno, almeno inizialmente, è stata avara di neve e le temperature non hanno favorito l'innevamento artificiale. Va forte comunque lo sci d'alpinismo con area dedicata a Monte Spluga e le motoslitte, visto che Madesimo rimane una delle poche località dell'arco alpino con un vero percorso dedicato alla pratica sportiva. La stagione invernale è partita benissimo, Natale è stato veramente un grande successo, tantissima gente come non la si vedeva veramente da tanti anni. La neve scarseggia però le piste, infatti il periodo più difficoltoso delle piste è stato il periodo di Natale, dove le temperature non lo permettevano. Dopo l'ultima nevicata, seppur breve, però insomma le piste sono sempre state veramente tenute benissimo e quindi anche adesso si cominciano a vedere anche il ritorno di stranieri per le settimane bianche. Ma il sindaco guarda anche al futuro, del resto i progetti sono già sul tavolo, sia per gli sport invernali che per gli appassionati della bici. L'obiettivo è quello di ampliare, di andare sempre verso questa direzione. Adesso, come sapete, abbiamo il nuovo progetto anche della funivia Val di Lei, di conseguenza ampliare anche il comprensorio sciistico, proseguire sempre sul discorso dello sci alpino, che è quello che in questo momento viene maggiormente richiesto. Per l'estate tanti progetti, gare di mountain bike, stiamo implementando proprio il turismo, diciamo, anche estivo legato alle biciclette. Ora la neve c'è e quindi via, tutta una tirata fino a Pasqua che come sempre sarà punto di svolta nel quale si passa dal bilancio invernale alle prime anticipazioni sull'estate. E questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale, appuntamento alle prossime edizioni del TG di Telesondrio News. Buona serata.